ma nessuno ha parlato di mandanti, né abbiamo, di noi ha parlato, né immaginiamo complotti, chiaro, perché è ridicolo. Che ci no? sia stato un incrocio, se riuscissimo a portare in scuola gli obiettivi o no. No, ma io guardate, siamo in chiusura, c'è Bianconi che mi ha chiesto la parola prima. Io l'ho anche scritto in questo libro questa cosa, quindi non la voglio entrare in questo. L'ho scritta e non la rinnego. Io volevo soltanto, perché ascoltando questi interventi, non tutti, diciamo tutta la. No, ma non per togliere. Perché è stato ucciso Vittorio Bachelet? Questa domanda la rivolse Roberto Ruffilli, è un brigadista rosso a cui capitò di andare, con cui mi capitò di andare a parlare in carcere, perché ebbe il permesso di andare a parlare con un brigadista pentito. E questo brigadista, questo avvenne nell'85-86, questo brigadista pentito ha detto perché era vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Noi volevamo colpire il livello più alto della magistratura. Guardate, questo è una cosa molto importante, perché l'attacco allo Stato delle Brigate Rosse comincia e finisce con l'attacco alla magistratura. Comincia nel 74, quando escono dalle fabbriche e rapiscono il giudice Sossi, che era un fascista, questo si può dire perché lui lo diceva. Sossi era uno che infatti alla fine poi si è candidato anche con una lista dichiaratamente neofascista prima di morire, ma insomma, indipendentemente da quello che era il sostituto procuratore della Repubblica di Genova che faceva un determinato processo. E finisce quell'attacco, non è che finisce, ma insomma raggiunge l'apice nell'80 con l'uccisione di Vittorio Bachelet, perché era il simbolo, l'esponente più alto della magistratura in Italia. Ruffilli dice, vabbè, ma quello no, perché il capo era il capo dello Stato, ma era troppo complicato. Il suo vice, Vittorio Bachelet. Si chiamava terrorista. Il terrorista si chiamava, era un pentito, adesso non mi va di dirlo, perché, non, perché era un dialogo privato tra loro due, poi Ruffilli me l'ha raccontato a me e quindi lì finisce. Però era un terrorista della colonna romana delle Brigate Rosse abbastanza importante. Detto questo, non è che questo sminuisce il ruolo di Vittorio Bachelet come uomo del dialogo, è evidente che era un uomo del dialogo, ma perché Aldo Moro l'aveva messo lì nel 1976, perché Aldo Moro chiese a Bachelet di candidarsi proprio per andare a fare, e lo chiese a Bachelet, non lo chiese a qualcun altro. Avessero eletto qualcun altro, probabilmente avrebbero ammazzato quel qualcun altro. Questo non significa che sminuire il ruolo di Bachelet, ovviamente, ma significa, credo io, semplicemente chiudere questo arco che va da Sossi a Bachelet e che poi continua in realtà, perché poi la magistratura ha continuato a essere il principale, e certo, altri cinque, ma i fascisti hanno ammazzato Mario Amato perché dice i nostri predecessori erano protetti dai magistrati. Noi volevamo dimostrare, siccome eravamo ragazzetti che non ci importava niente delle protezioni dei Concutelli e degli altri della generazione precedente, per dimostrare che non siamo vincolati allo Stato, ammazziamo pure noi i poliziotti e i magistrati. E quindi hanno ammazzato Arnesano semplicemente per togliergli un mitra e hanno ammazzato Mario Amato che stava aspettando l'autobus alla fermata dell'autobus. Questa è un'altra caratteristica, diciamo, di quel periodo che forse viene troppo spesso dimenticato, un sacco di vittime, servitori dello Stato ammazzati sull'autobus ad aspettare l'autobus. Beh, oppure mentre accompagnavano i bambini a scuola, cioè, vita quotidiana. Detto questo, pentite della colonna romana delle Brigate Rosse, in grado di sapere che cosa succedeva, non ci sono. Di nomi abbastanza importanti da essere in grado di sapere. Vabbè, io vorrei che quelli che sanno collaborassero in questa fase, siccome secondo me esistono, ci sono ancora in vita, sarebbero in grado di raccontarci molte cose. E io penso anche, e lo no, è strano che essendoci stati dei super pentiti che hanno aiutato a far fuori intere colonne, si sono fermati di fronte all'individuazione di questo suggeritore di cui parlate lei, no, Massimo Brutti. Io non parlo di suggeritore. Io non parlo di suggeritore. Ma un nome solo, adesso no, un passaggio, non c'è niente. Va bene, io non sono stato, però vi posso garantire che hanno parlato tutti e deve parlare anche Filippo Ceccarelli, che è uno che di parole e di politica se ne intende molto. Buonasera. Velocissimo perché si è fatto tardi.
Io volevo soltanto, io mi sono occupato del linguaggio politico di quegli anni, degli anni 70, e quindi sto un po' fuori rispetto alla questione del terrorismo, perché i partiti erano partiti democratici. Però quello che vorrei trasmettere, se possibile, è anche un po' un disagio che ho provato, perché in quegli anni, è stato detto, la politica era dura come la pietra e fragile come un tremolio delle foglie. Intendo dire in maniera poetica, ma con una ricaduta proprio di disagio sul presente, che non ho potuto fare a meno di studiare quel periodo, raccontarlo come parlavano, pensando a come si parla oggi, come oggi non si parla più. Ossia, la parola politica, che in quegli anni ha raggiunto probabilmente il punto più alto, io non so se qualcuno di voi ha avuto il coraggio, il cuore, di leggere un discorso di Moro oggi, al tempo dei tweet. La parola politica oggi è davanti a noi come un vero e proprio tracollo, cioè non c'è più. E questo io non so se diciamo è una colpa, se sono processi storici, se c'entra la tecnologia, la prevalenza dell'immagine, la scemenza, il rimbicellimento di quello che volete, è però qualche cosa che diciamo segnala come in quegli anni esistesse un rapporto molto saldo tra la parola e i fatti. E guarda caso, il rapporto molto saldo, questo rapporto così inestricabile tra il modo di parlare e diciamo la realtà rispetto all'insignificanza dell'oggi, ai selfie, a quello che vediamo e che non voglio neanche dire, è costituito da un sistema politico dove milioni e milioni di persone erano coinvolti in qualche cosa che era molto lento, che era molto faticoso, che era molto difficile e che partiva dai fatti, per cui c'era una classe di governo e una classe anche politica più generale, i comunisti, i democristiani, i socialisti, i fascisti, eccetera, che qualsiasi parola dovessero usare ci pensavano 10.000 volte, perché quella parola era poi destinata a ripercuotersi nella vita della gente, davanti alle macchine dei caffè che arrivavano, davanti nelle sezioni, nelle prediche dei preti, era qualche cosa che diciamo, veniva vissuta e che è sostanzialmente la democrazia. Ed è stato molto difficile e faticoso, e anche, ripeto, un disagio personale, farlo, ripercorrere quella stagione pensando all'orrore, allo sceno, all'inevitabile, perché poi attendiamolo per quello che è, insomma, forse neanche tanto dannoso alla fine, anche se sulle giovani generazioni magari che c'è oggi. Ecco, volevo solo dire questo fatto. Nelle liturgie di un tempo si faceva concludere, tirare le conclusioni al segretario del partito. Quindi, genere veniva da fuori e doveva dire, va bene compagni, avete detto tutto, il contrario di tutto, ho ragione io, ce l'avevo fin dall'inizio, arrivederci e grazie. È così? No, invece il fatto che ci sia stato un minimo di discussione per me è veramente interessante. Infatti in realtà è quello che noi vogliamo, perché se creiamo la discussione, se creiamo un po' di dibattito, i ragazzi io spero che si interessino a questo, e quindi io credo che sia importante, perché abbiamo voluto mettere il linguaggio, perché abbiamo voluto mettere il cinema, la musica insieme, l'episodio nessuno l'ha raccontato, che Gianni Mura non è con noi, l'episodio di Panatta e Bertolucci che vanno in campo in Cile con la maglia rossa, cioè è una cosa che i ragazzi di allora vivevano,
Quindi è una cosa che io credo si debba raccontare perché si possa arrivare a capire quello che in realtà succedeva. Il nostro è soltanto uno stimolo. Raccontare quegli anni, raccontare quei giovani, raccontare, qualcuno si è fatto la domanda, la Vera l'ha detto bene, come, perché si è arrivati poi a diventare anche assassini. Quindi tutto questo deve servire a ricostruire un pezzo di storia d'Italia, con le cose belle, purtroppo le cose brutte, ma ricostruire la storia d'Italia. E io sono un appassionato, guardo sempre le trasmissioni di Mieli quando parla della storia d'Italia, perché sono cose interessanti, perché sono cose che servono a capire quello che oggi noi facciamo. Se Ceccarelli oggi ci dice che in effetti vedere il linguaggio di allora e il linguaggio di ora ha una differenza non soltanto sostanziale, ha una differenza, è un segnale importante. Io spero che si possa davvero arrivare a raccontarle questo ai ragazzi e che nessuno ci venga più a dire: ma io non conosco la storia degli anni 70.